Amici di Oreca News, bentornati. Oggi siamo in collegamento con Riccardo Caravita, il brand manager di Fiere di Parma per Cibus, la manifestazione biennale che prende il via proprio stamane. Riccardo, buongiorno e bentornato. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i tuoi ospiti. Sono 2 anni che non scambiamo 4 chiacchiere, è arrivato il momento di rivederci e fare una rassegna quanto più particolareggiata possibile su questa edizione 2024 di Cibus. Sì, hai detto benissimo. L'ultimo Cibus in Normal Edition lo abbiamo avuto nel 2022. Eravamo stati la prima fiera a tenersi in presenza dopo la pandemia. Da lì poi siamo cresciuti, nel 2023 abbiamo fatto la piccola edizione del Cibus Connect e oggi direi che raccogliamo i frutti di questi 2 anni di duro lavoro, perché presentiamo un'edizione Cibus dai numeri record. Sono dei numeri che tu mi stavi raccontando poco prima, io ti ho stoppato e ho detto aspetta, diciamoli tutti in diretta, avete una crescita davvero strepitosa rispetto all'edizione 2022. Sì, dici benissimo, torniamo ai numeri pre-pandemici, parliamo di oltre 3.000 brand, circa 3.000 buyer internazionali provenienti da tutto il mondo, con un importante ritorno delle geografie che negli ultimi anni poco hanno volato, e sto parlando di Far East, Cina, Giappone, Laos, Cambogia, quindi tutta quella parte lontana, oltre a una grandissima presenza dei paesi MENA, quindi anche la parte del Saudi, e tutta la parte del Nord America, del Sud America, e ovviamente non poteva mancare tutta la fascia europea. Circa 80.000 visitatori attesi, di questi ormai più del 25% sono esteri. Devo dirti che la fiera sta prendendo un trend veramente positivo, ma questo è dovuto non certo grazie e solo, diciamo, alla bravura della nostra struttura e al Cibus, ma sono i numeri che lo dicono, i numeri di un comparto, quello dell'industria alimentare, delle bevande, che oggi è il secondo in Italia per dimensioni dopo quello meccanico, un settore che vale oltre il 10% del PIL, un settore che comunque è primo per indotto generato e per numero di addetti, un settore che sta crescendo e deve continuare a crescere molto per quanto riguarda il comparto estero. Leggevo appunto stamattina i numeri delle esportazioni. 2023 segniamo un più 6% sul 22, quasi 64 milioni di fatturato, però c'è tanto da fare, nonostante i nostri cugini francesi e tedeschi rallentino, noi continuiamo a crescere. Per essere forti però sull'estero avremo bisogno anche di una forte domanda interna, perché tu come sai, fatto 100 il fatturato di un'azienda, normalmente il 60-70% è ancora Italia e il restante è estero. Io posso esportare tanto all'estero se comunque il mercato nazionale continua a tenere, quindi avremmo comunque bisogno che anche i consumi interni potessero reggere l'urto avvenuto dopo il Covid. Ecco, per cui è importante non solo l'estero, che non è più un'opzione ma una necessità di crescita, ma soprattutto anche la parte italiana. Veniamo all'edizione 2024, tantissime le conferme ma tante anche le new entry con altrettante novità, sono oltre 1.000 le novità attese quest'anno. Sì, hai detto benissimo, 1.000 sono i prodotti che in esclusiva vengono presentati al mercato italiano e al mercato internazionale. Sono novità molto spesso volute e richieste dalla domanda, quindi una domanda sempre più attenta, un consumatore sempre più profilato. I trend riguardano per lo più sostenibilità, benessere, consumi sostenibili e comportamenti responsabili,
la ricerca sempre di nuovi sapori, di nuovi ingredienti. E il consumatore vuole un prodotto funzionale, cioè un prodotto che al tempo stesso è salutare, per cui che fa bene al nostro corpo, ma che non vuole mai privarsi del gusto. Infatti si cerca sempre un sapore meno punitivo e al tempo stesso più inclusivo. C'è una rincorsa al recupero della tradizione della nostra cucina italiana, della cucina mediterranea, che viene però contaminato e reinterpretato nel gusto per appagare il palato. La tendenza ci spiega che nel futuro le occasioni di consumo si moltiplicheranno, aumenteranno quindi anche il numero dei pasti che saranno sempre più, da un lato, salutari, come ho detto prima, ma dall'altro anche saltisti, con i cosiddetti prodotti rich, cioè arricchiti per esempio in proteine, o con i prodotti invece cosiddetti senza, quindi senza glutine, senza lattosio, per far fronte a chi ha intolleranze. Faccio alcuni esempi pratici di quello che si scoprirà al prossimo Cibus, alcuni veramente innovativi, altri alquanto bizzarri. Come ti dicevo, quest'anno è l'anno del collagene, per cui il mondo proteico, che arricchisce per esempio un brodo di carne al 100% sostenibile, che non ha glucosio, che quindi va bene anche per chi ha intolleranze, piuttosto che uno stravagante gelato al salmone, una pasta con i lupini, un condimento dal sapore del mitico cocktail Moscow Mule, fatto a base di aceto con lime e ginger, per arricchire per esempio le tartare di carne e di pesce, una soluzione di uovo vegetale utilizzabile per la creazione di dolci e preparati per i prodotti salati, piuttosto che una maionese alla soia aromatizzata alla cipolla, piuttosto che cannucce alla gelatina con assortimenti al sapore di fragola, banana, mela, una farina al pomodoro, un'acqua proteica all'anguria. Insomma, devo dirvi che stiamo toccando non solo le esigenze della domanda, ma anche le cose del settore Horeca più dinamiche e divertenti. Sì, infatti io non ti nascondo che sorridevo mentre mi raccontavi tutto questo. Qui in redazione sono tantissimi i comunicati stampa che nelle ultime 3-4 settimane sono giunti e ci hanno annunciato le primizie, tutto ciò che verrà presentato nel corso della 4 giorni parmense. Una 4 giorni che giunge in un momento in cui l'Italia, come mi raccontavi, continua a crescere il Made in Italy e soprattutto il food italiano. Sì, assolutamente, anche perché da oltre 30 anni l'obiettivo di Cibus è quello di essere un manifesto del Made in Italy, di proteggere l'authentic Italian food, di supportare le sue aziende, di promuovere il suo territorio. Aggiungerei quest'anno che stiamo diventando una vera e propria piattaforma per la distribuzione, il canale Horeca specializzato, ovviamente estero, per migliorare i propri assortimenti con i prodotti Made in Italy, che vanno comunque promossi, vanno spiegati, vanno tutelati, anche perché ricordo a tutti che il più grosso nemico alle nostre esportazioni rimane il cosiddetto Italian Sounding, ovvero il fake dei prodotti. Oggi sono più di 100 miliardi i dati stimati per la contraffazione dei nostri prodotti alimentari in giro per il mondo. Quindi bisogna lavorare tanto facendo percepire, da un lato, al consumatore estero che la qualità del prodotto italiano è migliore, perché i nostri prodotti sono tracciati, ci sono maggiori accortezze riguardanti la sicurezza alimentare, riguardanti il controllo della qualità,
ed è importante far capire anche ai nostri buyer che il nostro prodotto è un prodotto che nasce molto spesso da famiglie storiche del food, che hanno profonde radici nei territori, che hanno avuto una visione strategica e di lungo termine e che producono un prodotto dalla qualità superiore e dal gusto unico, che richiama la tradizione ma non rinuncia ovviamente all'innovazione. Quindi è importante che sia noi, sia le aziende, sia Federalimentare, che è nostra socia nello sviluppare Cibus, sia agenzia ICE con cui lavoriamo ormai con successo da anni, dobbiamo tutti promuovere le eccellenze del nostro territorio per evitare che qualcun altro all'estero ce le copi. E poi diciamocela tutta, Riccardo, come preparano i chef italiani i prodotti italiani non ce n'è davvero per nessuno. Sì, hai detto benissimo, non a caso quasi tutte le aziende qui a Cibus ormai costruiscono all'interno dei loro chef punti di degustazione in cui proprio i cuochi, che normalmente sono i più famosi e i più bravi di tutta la nostra penisola, hanno quasi un non solo un ruolo da testimone, ma accompagnano per far percepire al buyer anche l'accuratezza, l'amore, l'empatia, la passione, quello che viene messo in più, diciamo, da noi italiani nel cucinare e nel trasformare un semplice prodotto. E devo dirti che a volte trasformano semplici ingredienti in vere e proprie eccellenze. Insomma, Riccardo, dobbiamo prepararci a 4 giorni di grandi scoperte gastronomiche a Parma. Sì, assolutamente. Le novità saranno molteplici, perché ovviamente oltre al tema del business, noi ci piace come organizzatore di eventi spaziare, organizzare qualcosa che vada oltre il food, per cui tante sono le novità, per esempio legati a progetti di sostenibilità, a progetti di innovazione, diamo visibilità alle start-up, alle piccole realtà che stanno crescendo, diamo una mano tramite il banco alimentare, la raccolta di prodotti in eccesso durante la fiera per distribuirli sul territorio alle persone difficoltose. Diamo la possibilità alle idee, alle iniziative delle aziende emergenti di poter avere comunicazione e attività di business all'interno della manifestazione. Promuoviamo sempre più anche il benessere alimentare, quindi i prodotti healthy, e lavoriamo ovviamente con il nostro territorio, con la Food Valley, con la città, per organizzare anche il Cibus Off, quindi attività culturali in fiera e fuori dalla fiera. Quindi, insomma, a 360 gradi diciamo che cerchiamo di matchare momenti di incontri professionali tra buyer e distribuzione, momenti convenistici tra il mondo istituzionale, il mondo distributivo e il mondo della grande industria, piccola, medio, grande che sia, cercando poi di mixare con arte, cultura, musica, cucina, insomma, un evento a 360 gradi intorno al mondo dell'agri-food italiano. Insomma, Parma ancora una volta si trasforma per 4 giorni nella capitale mondiale del food. Prima di lasciarti, Riccardo, so che tra pochissimo ci sarà l'inaugurazione del primo giorno. Devo chiederti di Tutto Food e dell'appuntamento del prossimo anno. Avremo modo naturalmente di incontrarci nuovamente per realizzare una presentazione, e questa volta dal vivo. Ma facciamo anche una minima anticipazione di quella che sarà da qui a 365 giorni della manifestazione milanese Tutto Food 2025, di cui voi siete ormai parte integrante in pieno. Sì, hai detto benissimo, l'operazione Tutto Food è stato un avvicinamento a quello che è il nostro piano industriale, ovvero quello di unirsi ad altre importanti realtà. L'abbiamo fatto con le fiere di Milano acquisendo Tutto Food, e l'abbiamo fatto anche con le fiere di Colonia col MES, che sarà nostro partner organizzazione Tutto Food. Quindi noi cerchiamo di mantenere, anche per fare chiarezza, Cibus come fiera iconica delle eccellenze del Made in Italy.
a Parma, l'anno successivo al Cibus, cerchiamo invece a Milano di fare una fiera globale, una fiera internazionale che vedrà non solo espositori italiani ma soprattutto espositori esteri. Cioè il nostro obiettivo è cercare negli anni di portare in Italia una delle più importanti fiere alimentari al mondo, perché credo che siamo la patria naturale per poterlo fare. Per cui l'appuntamento sarà 5-8 maggio Milano 2025 con un evento globale di cui ovviamente noi siamo proprietari e organizzatori. Fiere di Milano è diventata nostra socia, per cui darà sicuramente il suo contributo, e come ho detto prima la fiera di Colonia ci aiuterà a Milano attraverso Anuga a portare espositori esteri e buyer internazionali, per cui tutti insieme cercheremo di trasformare con un'identità ben precisa Tutto Food in una nuova fiera globale del mondo food. E allora in bocca al lupo per la prossima operazione, ma soprattutto per questi 4 giorni che vedranno Parma capitale mondiale del food, e per te che avrai certamente un grande affare. Grazie Riccardo, buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro a voi, vi aspetto in fiera.